le ceneri di quella che fu una multisala cinematografica e prima ancora un vero e proprio teatro, anzi per essere più precisi il teatro dove nel 1978 io stesso ho debuttato, adesso sorge un nuovo punto vendita, COP.fi, Via del Madonnone, ed oggi, giorno dell'inaugurazione, siamo venuti per vederlo insieme a voi. Allora, alla direttrice il compito di illustrarci il punto vendita. Punto vendita è un punto vendita, come vedete, molto innovativo. E la peculiarità di questo punto vendita è la parte dei freschissimi, quindi la forneria, dove insieme alla gastronomia e alle harling c'è un turno unico dove il cliente può essere servito dallo stesso operatore su tutta la linea. E in più la produzione interna della schiacciata alla pala, che è una novità degli ultimi anni. Il punto di forza sono i prodotti locali, in questo caso la frutta si evidenzia e si valorizza un fornitore locale che è Legnaia. Quindi abbiamo una bella esposizione di prodotti locali che arrivano tutti i giorni, freschi e di qualità elevata. Ci sono circa 40 posti macchine dove i nostri soci e clienti possono in un'ora parcheggiare, fare la spesa con calma, tranquillità, e questo diciamo per essere al centro di una città come Firenze, quindi bella riva, Firenze Sud, credo che avere un parcheggio sia una comodità in più. Questa è una delle novità. Sì, è una novità molto importante per un negozio di una metratura come questa, dove dà la possibilità al socio consumatore di servirsi da solo e di non fare la fila alla cassa. Sono prodotti sempre freschi e buoni. C'è dalla parte delle casse, abbiamo 3 casse fast più 4 casse tradizionali e in più c'è il salvatempo, che per un mini mercato è una novità assoluta. Allora, foto di gruppo, parte una nuova avventura, con che spirito? Ma lo spirito ce l'abbiamo altissimo, siamo contentissimi, carichi, pronti e contenti, molto emozionati, perché per noi, per tanti, è la prima esperienza di una nuova apertura, però ce la facciamo, siamo forti. Il colpo d'occhio è davvero bello. Sì, effettivamente è un negozio che risponde appieno a quelle che erano le aspettative nostre, quindi di dare un valore a questo territorio attraverso una struttura che valorizzasse la spesa quotidiana, insomma, con una bella piazza dei freschi e con una spesa completa. Abbiamo anche rispolverato un nome che ricorda insomma una parte importante della storia della cooperativa, insomma la cooperativa vecchia del Madonnone, e quindi insomma Via del Madonnone acquista anche un valore anche da questo punto di vista, insomma arriviamo al passato ma insomma guardando al futuro con un negozio diciamo adeguato alle esigenze dei soci e dei consumatori di oggi. Noi ci aspettiamo che questo punto di vendita rafforzi ancora la cooperativa in un quartiere dove ce n'era sicuramente bisogno, per i soci del quartiere ma anche per chi in questo quartiere ci viene a lavorare o comunque ci viene di passaggio. È un grandissimo passo in avanti, un grandissimo risultato dell'amministrazione e un grandissimo risultato da un punto di vista del servizio ai clienti. Unihop ha creato comunque in un anno e in 4 mesi di lavori tangibili, da quando i cittadini hanno cominciato a vedere i lavori, un punto vendita che ha determinate caratteristiche notevoli. Ci sono grandissime novità da un punto di vista dell'organizzazione interna. In più è un servizio che rispetto a prima migliora tantissimo. È un risultato straordinario, secondo me. E un in bocca al lupo a tutti noi. Beh, e tutti questi... Questi sono... tutti o comunque una gran parte dei ragazzi che hanno partecipato e che parteciperanno a questo nuovo inizio, di questo nuovo punto vendita, e sono tutti ragazzi che ognuno nel suo piccolo ha dato tantissimo, e quindi siamo veramente fortunati perché siamo un bel gruppo e si può dire gruppo veramente con la G maiuscola. Buongiorno, sono le ore 9:10, Coppi Madonnone, auguro la gentile clientela, tutto il personale, una buona giornata. Primo giorno di apertura del nuovo punto vendita, è curiosa? Sì, sono curiosa di vedere un punto vendita Coop vicino a casa. Quindi lei abita nella zona? Sì, sì. È importante quindi un punto vendita qui? È importante, sì, perché mancava. Com'è la schiacciata? Buonissima. Oh, e quindi si comincia bene? Sì, 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 bene, bene. Ma poi? Bello, bello, piace. Bello, beautiful?
Yeah, it's really nice. Today is open, yeah? I didn't know that. Sorry. I thought, why is so many people here? But I like it. Yeah, it's really nice. It looks really good. Come viene salutato questo nuovo punto vendita dai soci? Ai soci viene salutato molto bene. Abbiamo fatto un'assemblea qui nella zona la scorsa settimana per presentarlo e i soci erano molto contenti, anche perché lasciamo un negozio molto piccolo, con pochi servizi, per avere un negozio, questo qui del Madonnone, di oltre 500 metri quadri, con moltissimi servizi per i soci e per i clienti e con prezzi ancora più bassi. Questa è una zona che aveva bisogno di un negozio così. Sì, perché in questa zona non c'è un supermercato di queste dimensioni e soprattutto non c'è un supermercato con questo tipo di servizi. Pensiamo solo alla forneria, alla possibilità di avere pane schiacciata, calda, sfornata continuamente. E anche le referenze che sono in questo negozio, dai libri a tutta la piazza del fresco, fornisce un servizio che non c'era in questa zona e di cui i soci, che in questa zona sono molti, avevano bisogno. E allora a noi non rimane che riporre il nostro carrello. Finisce qui la trasmissione. L'appuntamento per quanto ci riguarda è tra 7 giorni. Ciao a tutti.